organizzare per stasera, comandante? Posso allestirle un'atmosfera rilassata? Oppure preferisce una serata più energica? Abbiamo tutti bisogno di sfogarci un po'. Eccellente. Allieterò gli ospiti con cocktail e musica ad alto volume. Inoltre assumerò un aspetto esteriore più consono. Ehi, entrate pure. Grazie di essere venuti. Grazie a te per l'invito. Fate come a casa vostra. Grazie. Felice di vederti, Shepard. Forte questa musica! Che festa sarebbe senza la musica giusta, eh, Esteban? Sarà. Io le feste le organizzo un po' come vengono. Guarda e impara. Sono una macchina da festa. A scuola mi chiamavano Party Vega. L'avevano stampato sulle magliette? Erano un pubblico facile. Ehi, Shepard, bevi qualcosa? No, oh, certo. Vi state divertendo? Chiedimelo quando ne avrò bevuti altri 5. Salute! Domattina ti troverò stesa sul pavimento, tenente. Speriamo. Perfetto. Los huevos rancheros de mi abuela ti faranno risuscitare. Grazie per la festa. Dovevo staccare un po' la spina, anche solo per una serata. Ci meritavamo tutti una pausa. Hai ragione, Steve. A noi e al riposo del guerriero. Ehi, James, ti diverti? Rilassarmi? Sì. Divertirmi? Le mie feste dell'asilo erano più movimentate. Spiritoso. Ah, lascia fare a me. Questo appartamento è enorme. Con la bolletta della luce avrei pagato gli studi al college. Ho finanziato la guerra. Ho acquistato all'istante un Mac Atlas. Ne ho sempre voluto uno. Ho messo un condizionatore d'aria nella tuta. A volte è un forno. Qui bevono tutti come spugna, Shepard. Ma tu? Qualcuno dovrà pur riportarvi a casa. Sicuri che la Normandy ci sia ancora? Magari qualcun altro ha cercato di rubarla. Rubare la Normandy? Non male come idea. Ehi, cosa? Chi? Trainor, hai ancora lo spazzolino? Possiamo sempre trovarci un'altra Normandy. Chiamate Cerberus e dite se per favore ci costruiscono la SR3. Ma così non dovresti cambiare nome? Tali Zora von Normandy SR3? Vas Normandy. Von significa debole di vescica. Cosa abbastanza appropriata in questo momento. Ce la siamo spassata con quella bellezza. È vero. Verissimo. E come, come? Alcuni più di altri. Sono onorata di essermi intrufolata anch'io. Alla Normandy. Ciao. Sto cercando di socializzare. Non sono molto brava. Non ti piacciono le feste? Almeno qui conosco qualcuno. Ma certi tuoi amici sono leggendari. Non posso andare da loro e parlare del tempo. Ah, la dottoressa Chakwas non è riuscita a liberarsi. Aveva un consulto medico urgente. Però ha mandato dell'ottimo liquore. Buonissimo. Perché non ne assaggi un po'? Molto piacevole. In genere non passo molto tempo con gli altri. In amicizia. Sono contenta di essere qui. Questa sì che è una leggenda. No, 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 no.
Le assemblee Protean erano ben diverse. Ponderavamo il futuro e rispettavamo i defunti. Che noia! Nei posti che frequento io vorranno molte più imprecazioni e botte da orbi. Sul serio? Metti insieme dei Krogan e le cose si animano sempre e si rompono. Proprio come piace a me. Giusto. È molto meglio quando si hanno organi ridondanti e una corazza naturale. L'hai detto. Questo ci voleva proprio. Chi è più forte? Tu o l'artificiale? Me lo chiedo anch'io. Che succede qui? Il Protean vuole sapere chi vincerebbe in una lotta tra me e Vrex. Ammettilo, Shepard, è una bella domanda. Una bellissima domanda. Non lo è. Il piccolo Pycheck non avrebbe speranze. Non ascoltare il fossile. Non riuscirebbe a battere un bicchiere di latte caldo. Ah, ho la fronte più grossa della tua, cucciolo. Avete finito di parlare? Sì. D'accordo, l'hai voluto tu. Ah! La vera festa inizia adesso. Meglio rimandare, non ho tempo di cambiare arredamento. Ah, proprio sul più bello. Sì, te la sei cavata. Mi ricorda l'antro di Cora. Non ci vado da un pezzo. Nel mio ciclo, assembramenti così numerosi attiravano l'attenzione delle forze nemiche. Dobbiamo restare vigili. Tra 50.000 anni nessuno ricorderà questa serata. Perché lo facciamo? Attenzione. Tra noi c'è una creatura denominata Kasumi. Si crede invisibile. Sciocca, primitiva. A questi occhi non sfugge nulla. Forse dietro il bancone c'è roba più forte. Qui c'è molto da rompere. Potremmo divertirci. Che razza di musica è? La solita robaccia da sottofondo? Che sorpresa! Pensavo fosse già tanto buono. A volte mi sento un pesce fuori d'acqua. Voi ne avete passate tante con Shepard. Sapete perché Cerberus perderà? Semplice demografia. Recluta un ventenne senza una vita. Rimpiango i giorni in cui Cerberus era terribilmente imbranato. Quando c'eravate voi due a comandare. Prego. Comandavo soltanto il progetto Lazarus, che come ben sai è riuscito benissimo. Comandante, qui Cerberus. I Rachni che stavamo studiando sono scappati ammazzando tutti. Puoi occupartene tu? Sono nel sistema, accanto a quello del tizio che abbiamo collegato ai Get, quello che poi è scappato ammazzando tutti. Ne giravano di sacchi per cadaveri, e a quei tempi contenevano soprattutto i loro agenti. Avevamo cellule impazzite, è vero. Ma Alleanza e Consiglio se ne stavano con le mani in mano. Noi almeno facevamo qualcosa. Addominali. Molti addominali. Ehi, così non vale, Kasumi. Però abbiamo ricostruito il comandante Shepard. E dopo aver sconfitto i collettori, ho rinnegato Cerberus e sono scappato ammazzando tutti. Di questo ti ringraziamo. Jeff, ricordi che anch'io sono un progetto di Cerberus? Ah, merda. Ida, stai scoprendo nuove cose sul comportamento umano? Pessime cose, per la precisione. Consiglio, la correzione grammaticale non è un buon approccio. Grazie per l'invito, Shepard. È bello vederti così. Ti piace il nuovo equipaggio? Ti circondi sempre dei migliori. Divertiti. Puoi scommetterci. Ehi, comandante. Strano vedere tutti qui. Dici? È strano, ma piacevole.
Per fortuna nelle nostre vite non ci sono solo i razziatori. Comunque, grazie per la festa. Cercherò di non metterti in imbarazzo. Wow, gran bell'appartamento. E come? Comandante, i suoi ospiti sono visibilmente esagitati. Questa atmosfera è di suo gusto oppure desidera alterarla? La festa è appena cominciata. Divertiamoci. Al suo servizio, comandante. Dicono che sia una festa grandiosa. Possiamo entrare? No, non potete. Come andiamo qui? Non ti vogliamo. Va benissimo. Lo vedo. Arriva gente interessante? No, non direi. Via di qua. No. Forse dovrei essere io a deciderlo. Ah? Ok. Ma ti avverto, là fuori è tremendo. No, è il solito esagerato. Sì? Comandante Shepard, oddio, oddio, sei proprio tu! Grant, ottimo lavoro, prosegui. Certo. No! Sì, mi piacciono le tue. Ehi, Shepard, grazie per l'invito. È la mia prima volta a una festa umana. Ho bevuto un sacco e guardami, ancora in piedi! Mai visto un Krogan bere così tanto da vomitare sul pavimento? Sono qui per realizzare il tuo sogno. So fermare i proiettili con il pensiero! Sì! Lo sapete che vi voglio bene, vero? No, no, ascoltate. Ok? No, dico sul serio. Ok? Bambola, non ne abbiamo mai parlato, ma io e te abbiamo parecchio in comune. Tu credi? Certo, siamo due cacciatori, no? Suppongo di sì, e con questo? Non siamo anche affascinanti? Ciao, Shepard. Mi stavo intrattenendo con Zaid. Ciao, ciao. Parlate del quadro? La bellezza sta negli occhi di chi osserva. Vero, Shepard? Bambola. Tu che ne pensi, Samara? Frena, frena. Non datemi subito contro. Non ho detto che non mi piace. Mi piace? E come? A dire il vero, non capisco cosa rappresenti. Apprezzo il cromatismo, la profondità della... Ma chi voglio prendere in giro? Io lo trovo inquietante. Come quando sei solo al buio, in attesa, con il vento che ti gela le guance come il bacio della morte. No. Sei un individuo enigmatico, Zaid Massani. Hai capito tutto, Azari. Jack, ho saputo. Signore, qui abbiamo alzato troppo il gomito. Calmati, Shepard. Stavolta non troverai sangue sulle pareti. E con quel taglio orrendo si è praticamente scavata la fossa. Ehi, bambola. Con questi capelli ho combattuto bruti e predatori su molti più fronti di te. Mentre tu e il tuo culone flaccido vi facevate umiliare da un tizio con la spada. Visto, Shepard? Siamo amicissime. Avanti, datevi questo benedetto bacio e facciamola finita. Come? La vostra è tensione sessuale, no? Due potenti biotiche con caratteri forti dalla spiccata sessualità. Voglio vomitare. Oddio. Sono pronta a registrare.
Questo video diventerà un classico. Se ti prendo finisci male, Kasumi. Da, mi serve un altro drink. Anche per me, senza ghiaccio. Calmati, Shepard. Io e la cheerleader stavamo solo scherzando. Sicura? A me sembrava una cosa seria. Ah, quando è incazzata combatte meglio. La sto tenendo in esercizio. Ok, Jack. Mi duole ammetterlo. Masha. Occupato? Specialista Trainor, posso sottoporti una domanda? A tua disposizione, Ida. Quando mi ritenevi una semplice... C'è qualche problema? Sto chiedendo alla specialista Trainor perché ritiene la mia voce sessualmente attraente. Squisito questo formaggio, Shepard. Ne ha passato un po' nei filtri. È organico? In passato hai affermato di volere, cito testualmente, saltare addosso alla mia voce e slinguazzarmela fino alla clavicola. A dire il vero, pensavo che stavi parlando di correlazione quantistica e non sapevo fossi un IA. In questo formaggio c'è di sicuro qualche erba aromatica. Salvia o basilico? Comunque stavo solo scherzando. Ero sommersa di lavoro e... Davvero? Le mie diagnostiche avevano rilevato una genuina eccitazione. Non è facile produrre destro formaggi alle erbe. Ai Turian neanche piacciono. Diagnostiche? Cerberus ti ha programmata per analizzare il linguaggio corporeo? Dilatazione pupillare e valori termici delle zone erogene sono indicatori affidabili. Non posso crederci. È destro formaggio, vero? Chi ha dimenticato di scansionarlo? Ecco perché non bevo mai. Fatene una ragione. Ida ha tutto il diritto di chiederti spiegazioni. Mi interessava la capacità della specialista Trainor di sviluppare pulsioni erotiche per quella che al tempo era una voce incorporea. Questo è troppo. Ida, scusami se ho detto di voler rotolare nuda con la tua voce sotto lenzuola di seta. Oh, nessuna offesa. Anzi, ne sono lusingata. Anche se ho detto di voler prendere la tua voce per i capelli e mordicchiarla lungo la schiena. Tale affermazione non è nel mio database, Samantha. Oh, forse l'avevo solo pensato. Lascia stare. Io intanto avvio una routine di trattamento disintossicante per non morire. Resterò in disparte sperando che qualcuno cambi argomento. Argomento imbarazzante? Imbarazzante. Quante camere ci sono in questo posto? Ehi. Comandante? I poteri biotici sono favolosi, ok? Non lo nego. Stai solo dicendo che non so... Qui che si dice di bello? State facendo i bravi? Certo, Shepard. James spiegava perché la prestanza fisica è superiore ai poteri biotici. Ah sì? È un campo minato, James. Dai, loco! Lo sai che ho ragione io. I poteri biotici sono forti, ma imprevedibili. E il tempo di ricarica? Shepard, dove hai trovato questo tizio? Una persona può allenare il fisico, ma i poteri sono quelli che sono. Sta scherzando, vero James? Mi spieghi dove vuoi arrivare? Ok, ok. Forse non è questione di allenamento. Forse è il fatto di essere James Vega. Vieni, Ashley. Ehi, Liara. Guarda, James Vega non deve mai ricaricarsi. Anzi, può andare avanti per ore. Che simpatico. Taci e fai un po' di addominali. Kasumi,
Ero di passaggio. Per la dea. Inutile nasconderlo, James. I biotici non hanno rivali. Parliamo di incanalare l'energia oscura. Sì, lo so. Guardati intorno. Non puoi negare la realtà delle cose. Mi dispiace, amico. Beh, non si può vincere sempre. Tu non potevi sostenermi, Ashley. Non senza un esame accurato. Dici? Ah, possiamo organizzarci. Bene. Ok, altri drink, stuzzichini, servitevi pure. Il pianeta peggiore su cui precipitare. Prima della guerra. Prima della guerra. E solo con forme di vita. Per me... Non dobbiamo abbracciarci, vero? Ti piacerebbe? Possiamo... Ah, devo evitare i latticini. Shepard? Salve, Shepard. Sono Brillo, ma non voglio rovinare la festa. Anzi, non vogliamo. Ehi. Ancora tu. Ma non eri morto. Ehi, si parla di lavoro? Sai, noi ci divertiamo così. Vuoi dire che non tieni un'arma sotto il sedile? L'armadietto delle armi è in plancia. È come se ce l'avessi. Mai contare sulle armi che non hai sotto mano. Da quant'è che non spari con un'arma vera? Da prima che avessi un robot imbattibile come copilota. Così non va. E se un giorno fossi costretto a salvare Ida? Inaccettabile. L'addestramento è vitale. Anche i piloti sono soldati. Sapete cos'è questa? Un'emergenza. Prendete l'umano e buttatelo in un poligono di tiro. Giusto. Mi basterebbe un po' di pratica. Vero, comandante? Io non vado da nessuna parte. Ho già abbastanza testosterone. Devo ricordarvi che piloto una nave da guerra. Joker si fa valere sul campo di battaglia. Non deve andare da nessuna parte. Non lo faccio per orgoglio personale. Voglio che Joker sia pronto al peggio. Ehi, non ho sentito sparare quando Vrex ha preso la tua navetta su Surkesh. L'alternativa era uccidere sul nascere un'alleanza con i Krogan. Al massimo l'avresti ferita. Ah. Allora propongo un brindisi. Alla mente e alle armi. Ok. Bella festa. Poi voglio vederti sulla pista da ballo, eh? Vedremo. Comandante, i suoi ospiti sembrano a proprio agio. Posso fare altro? Alziamo la musica e diamo inizio alle danze. Molto bene, comandante. Ho ben poche occasioni di impiegare i miei sistemi motori avanzati. Dovresti scatenarti così molto più spesso, trainer. Io e te ballare insieme? Troppo rischioso! Scoppierebbe un incendio!
È inaspettato e divertente. Mi stupisce che voi umani possiate ballare con le gambe che avete. Ma ti sei visto le tue? Le vostre e quelle delle Asari. Non so come vi reggete in piedi. Posso anche mettermi a quattro zampe, gambe storte. E vai! Vai così! Capitano in plancia! Ha sempre ballato così? Shepard sta salvando la galassia! Possiamo perdonargli qualche difetto! È molto entusiasta! Lo trovo notevole. Dovremmo registrare e mandare il video ai razziatori. Scapperanno, si fonderanno o avranno pietà di noi. Non dimenarti così, Shepard. Tanto lo faremo dopo sul tavolo. Ehi, là sopra dobbiamo mangiarci. È questo il bello, amico. Shepard, la roba che hai servito inizia a fare effetto. Yara è sempre stata così blu. Vuoi dire che li sai tutti a memoria? La domanda è... Vito o Boxer? Ha finalmente un... Oh! Ciao, chef! Stai frugando nei miei cassetti. È uno dei miei passatempi. Non sai socializzare e divertirti come le persone normali? E perché dovrei farlo? A proposito, complimenti per la biancheria. Grazie per essere venuta, Kasumi. Grazie a te. Me la sto proprio spassando. Ognuno si diverte come crede. Esatto. Beh, almeno sono pulite. Se la metti così, ci sto. No. Non lo faresti. Lo farei. Conosci i nostri poteri. E come? Shepard. Che succede? È una lezioncina sui poteri biotici. Tutto ok, James? Sì, è fortissimo. Quassù c'è un bel panorama. Bravo, allora ti piace? Anche qua giù ci divertiamo. Lo trovi rilassante? Sì, più o meno. Ti sta bene? Così impari, James. Quando tocca a me... Mi raccomando, non ho un equipaggio di riserva. Ok, è stato divertente. Ora mettimi giù. Dai, balliamo! Gran bella festa, Shepard. Sono sorpresa. Già, sta riuscendo bene, eh? Grazie di essere venuta. Strano vedere tutti qui riuniti. Perfetto, direi. Ehi, Shepard! Jeff. Dimmi, Ida. In eventi sociali come questo, è consuetudine ballare con amici o partner. Gradisci farlo insieme a me? Per convincermi non ti basterà chiederlo gentilmente, Ida. Le registrazioni che ho effettuato mentre parlavi nel sonno potrebbero diventare popolari su Extranet. Dai, così non vale. Non vuole ballare con te? Salve, Shepard. Corretto. Allora ballo io? Questo poi... Ha 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 ha
farlo, ti prego. Ma allora dovresti accontentarla. Altri sono disposti a ballare, Jeff. Buon per loro. Io sto qui a godermi il mio drink. Joker? No. Coraggio? No. Sicuro? Ah, ok. Ballare in tempo di guerra è uno spreco di energie. Io non so ballare. Sembro un barra in zoppo e ciccione. Shepard! Allora è qui che ci si diverte. Certo che sì. Vuoi stare con la gente che conta, Shepard? Qui mi sento a mio agio. Com'è la musica? Ottima, pessima, così così? Nel tuo ciclo era molto meglio, vero Javik? Assolutamente vero. Lo sapevo. Ah, poi potremmo giocare a gamba di ferro per finire la serata in bellezza. Certo, sicuro. Magari ci vediamo dopo. Devo pisciare. Ehi, ascoltate, venite qui un momento. Facciamoci una foto ricordo. Mettetevi sul divano. Eccellente suggerimento, Shepard. Ottima idea. Poi mandami una copia. Largo, fate spazio. Grazie per essere qui, amici. A noi. Pronto, Glifo? Certo. Prego di rivolgere lo sguardo da questa parte. Ok. Diciamo tutti Normandy. Normandy! Che nottata. Ma guarda qui chi abbiamo. È stato fortissimo. Ogni tanto fa bene rilassarsi. Rilassarsi? E niente dopo sbornia? Ma che? Vado in cerca di vodka e ricominciamo da capo? Vediamo se c'è qualcuno in piedi. Inchinatevi a Javik. Io ho avuto un incubo. Erano trascorsi 50.000 anni. Era tutto orribile. Ero solo. I primitivi si erano evoluti. Governavano la galassia. Salaria, Turian e persino le Asari. Ne ricordo una. Liara. I suoi occhi, quella voce, ed era blu. No, è stato solo un sogno. Odore di primitivi. No, non era un sogno. Stanotte abbiamo rotto qualcosa? Dimmi se c'è qualcosa che deve essere calibrato. Sì, ok. Dovrei smetterla di usare quella parola. Ma solo se Liara la pianterà con il suo per la dea. Per fortuna qui ci sono un sacco di bagni. Miranda ci mette una vita a pettinarsi. Con i suoi geni pensavo non ne avesse bisogno. Qualcuno ha preparato del tè? Ne berrei un po'.
Ora l'appartamento è più tranquillo. Ora l'appartamento è più tranquillo. Shepard, buongiorno. Grazie per avermi invitata qui. È stato bello rivedere tutti. Io mi sento morire. Mai cambiato così tanti filtri antitossine in una sola serata. Ho un tatuaggio. Mi sembra di avere un vago ricordo. Intendiamoci, grandissima festa. Però, beh, io resto qui. Però... Giorno, Shep. Non è rimasto granché da mangiare. Non sapevo che qui vendessero latte vero. Ne ho bevuto un po'. Pensavo fosse soia. Non sono intollerante al lattosio come mezza galassia dice di essere. Se non dovessimo più rivederci, grazie. Mi sono divertita. Ora devo andare. Stupidi lattici. Ehi, hey, comandante, che seratona. Sono riuscito a non vomitare, è già qualcosa. Se si parlasse più piano, ne sarei grato. E anche se non si facesse qualsiasi cosa rumorosa... Era da un po' che non ci andavo giù duro. Finalmente. Arrivi a 700 anni e inizi ad accusare dopo una nottata come questa. Ah. Shepard, spero di non aver russato troppo. Sono peggio di un martello pneumatico da quando mi sono rotto il naso. A proposito, è quasi finito il bacon. Il nostro bacon. Nel freezer c'è ancora un po' di quella destra schifezza. Te ne ho tenuto 3 pezzi. Così siamo pari per tutte le volte che mi hai salvato, ok? Shepard? Buongiorno, Shepard. Dormito bene? Pensavo che le maratone alcoliche con James mi avessero temprato, e invece... Che serata. Volevo non finisse mai. Grazie, Shepard. Ieri sera i vicini si sono lamentati del rumore. Ho inserito i loro corpi nell'inceneritore del palazzo. Era una battuta. Niente da segnalare. Suggerisco una ricca colazione. Shepard... buongiorno. Voglio un pavimento su cui crollare. Shh, abbassa la voce. Ok, chi vuole uova? Liara, uova? Trainor? Esteban, uova? Joker, dov'è finito? Ash, ho le uova che ti ho promesso. Rex, amico, uova? Ieri sera mi sono spaccato la testa con te. Buongiorno. Ieri sera mi sono... Ehi. Shepard, mi è venuta voglia di allenarmi. Ti unisci a me? Ehi, sei uno straccio. Il bello degli amplificatori sovraccaricati è anche questo. Il dovere chiama, eh? E la sbornia dove la metti? C'è una guerra da vincere. Forse anche i razziatori sono in licenza. Non sarebbe da loro. Raduna gli altri, assicurati che si reggano in piedi e poi tutti a rapporto alla Normandy. Agli ordini.